Rieccolo! Ciao ragazzi, come va? Tutto a posto? Buon subito dopo Natale, come si dice, insomma. Che tra un po' è Capodanno, che tra un po' inizia un anno nuovo, bellissimo, vi auguro che lo sia, un anno splendido, fatto di cose meravigliose. Video nel quale vi faccio vedere tutti i regali di Natale che ho ricevuto, anzi parte di essi, perché ne ho ricevuti un sacco e tanti sono incasinati da farvi vedere, ma mi spiego tutto quanto in corsa, ma parto da un unboxing. Parto da un unboxing del regalo di Erika. Voglio farvi vedere gli indirizzi che non si possono far vedere. Chi è? Eccolo qua, vabbè, comunque l'ho già aperto perché all'interno c'era anche un regalo per Stefania. Io mi sono tenuto Erika tantissimo curioso come una pertuccia per aprirlo. Però dovevamo fare l'unboxing. Avevamo detto che dovevamo fare l'unboxing. Doveva essere un video precedente di questo nostro Christmas Weekly, che finisce oggi, si chiude silenzioso, insomma, su questo scadere di dicembre. È stato un dicembre bellissimo insieme, insieme a voi, insieme a Erika. Ovviamente abbiamo fatto un viaggio bellissimo attraverso un mese natalizio, l'abbiamo condiviso insieme. Allora, parto dall'unboxing e poi inizio perché c'è un sacco di roba da farvi vedere. Finalmente riesco ad aprire tutto quanto, guardate come mi ha chiuso bene il pacchetto. Mi ha scritto Joyeux Noël, perché sa che io amo molto il francese. Però mi ha scritto pure Merry Christmas, Buon Natale. Erika, ti voglio bene, apro, dai che so curioso, dai che so curioso. Stefania ha ricevuto un paio di orecchini bellissimi da parte di Erika. Vediamo un po' cosa c'è all'interno, sono curioso come una bertuccia. Vado, vado, lui ho messo. Grande Erika! La ragazza e la notte, l'ultimo che mi mancava. Poi su Missò. Grazie Erika. Missò è lui. Te che faccio? Missò è un autore che adoro, è un autore che. Poi tra l'altro, allora, il paradosso tra America è che lei è francofona, francofola, gli piace la Francia. A me sta non molto simpatica. Diciamo che l'unico autore francese insieme, no, c'è pure Marc Lévy di base, che salvo, però un autore che adoro, è uno dei miei autori preferiti, è Guillaume Musso, e l'unico libro di Musso che io non ho amato è l'unico libro che a lei è piaciuto, che è La ragazza di carta. Ma va bene, va bene, va bene, va bene, c'è pure la dedica. Questa, I love Velux. Niente, poi ve lo leggo, già mi sto. Grazie, dopo me la leggo bene, già mi fa. Grazie Erika, basta, poi vediamo dopo. Vado con i regali, ragazzi, che sennò qua ci si commuove e non va bene. Parto da due omini, guardate che belli, due Babbo Natali, due elfetti per l'albero. Questi li ho appena tolti dall'albero, poi li rimetto. Erika, vaffanculo, mi hai fatto. Eccolo qua. Molto carini tutti e due, sono. Io adoro le decorazioni classiche, anni, insomma, 30, 40, ma poi 50, insomma, e queste richiamano molto quel periodo lì. Questo porta una lanterna e questo invece porta le spighe, insomma, in simbolo di buon auspicio. Sono due Babbo Natale, due elfetti, molto molto carini. Poi i miei mi hanno regalato, tra le varie cose, questi della Ibi. Sono praticamente una figata, perché praticamente sono delle, vedete, come fossero dei fiammiferi, come fossero, sono dei fiammiferi che durano 10 minuti, lì si accende e lì si applica su questo pad, vedete, questo tessuto, e la commistione tra le essenze contenute all'interno di questo, il profumo è ottimo, non saprei descriverlo, qua ci vuole il mio amico Giampi, che insomma è esperto di profumi, riesce a raccontare i profumi a parole, che è una cosa difficilissima. Questo video, ragazzi, sarà lunghissimo, ma insomma state con noi e vediamo se riuscite ad arrivare alla fine, sarete premiati. E profumerà l'ambiente, molto molto bene. Poi, allora, questo è un regalo che, allora, io sono un po' un fregnone, no, nel senso che mi commuovo abbastanza semplice, insomma, l'affetto è una cosa che mi commuove. E quando ho ricevuto questo pacchetto, che tra l'altro mi è arrivato da pochissimo, da parte di Angela, dice Made with Love, Ange e Sofia, ovviamente parlo di Angela Cannucciari, qui c'è un bigliettino con scritto Leggimi, e la scritta è una scritta deliziosa, insomma, come il contenuto, di cui andrò nutrendomene ancora perché li sto adorando, mangiati 3 o 4, sono dei biscottini fatti da Angela al limone. Il profumo è clamoroso, io quando l'ho aperto, Angela è un'amica a cui voglio un sacco di bene, non ci sentiamo tantissimo, anzi è vero, però abbiamo le nostre vite, le nostre cose,
ma il nostro è un affetto vero, autentico. E sapere che questi biscotti li ha fatti, e questo è buono, che manco ve lo dico, mi ha veramente commosso. Poi, tanto mangio e vado a farvi vedere cose. Poi, buoni. Maglioncino, visto che mi ha chiesto di merda, i miei, questo è anche al contrario. Sì, è al contrario, vabbè, perché me lo sono levato l'altra sera. Comunque niente, maglioncino è uguale dentro fuori, non è che cambia molto. E tanto al contrario perché c'è l'etichetta, perché io me levo i vestiti alla cattiva e la butto dove capita. Comunque un maglioncino. Sì, è uguale, non faccio vedere al dritto, ma è questo tessuto così. È molto bello perché è molto caldo, ma non caldissimo. E io non sopporto le cose troppo calde perché soffro il caldo, mentre mi piace molto il freddo. Eccolo qua, dritto, si vede meglio, con le cerniere laterali, è mediamente elegante. Mia mamma fa dei vestiti di merda, non lo vedo a Natale, vestite come un cristiano. Pronti. Poi, pedalini, ne ho ricevuti due. Uno, che sono, ve li faccio vedere proprio misti, come vengono vengono. Questi sono dei pedalini antiscivolo bellissimi, me li ha regati Stefania, con queste bolle sotto che praticamente intruppate, sono antiscivolo, quindi se camminate con queste bolle ben chiodate, tipo, avete visto quando ve intruppate nell'asfalto fresco praticamente, molto belli, con le renne e con all'interno questo caldissimo, sono pedalini favolosi per questo inverno, saranno utilissimi. Poi, mio fratello mi ha regalato questi pedalini, perché sono proprio pedalini semplici, che visti così dice ok, carucci, colorati. La figata è come arrivavano, perché sono fatti a forma di machi. Vedete? Questo sembra l'alga e all'interno sembra un machio del salmone. Molto carino. Regalo che ho apprezzato un sacco. Mio fratello, quando fa i regali piove, perché uno fa il regalo quando trova la cosa giustissima, solo che non ci sbatta di cercarla, quindi non ne fa tantissimi. Quindi quando fa il regalo mio fratello è... Poi, libro in lettura, vi faccio vedere un po' di libri. Questo me l'ha regalato la mia grandissima amica Gisella del canale Talking Page. Libro del quale ho sentito parlare, è il libro che ho in lettura peraltro, ho appena iniziato, American Psycho di Bret Easton Ellis, traduzione di Giuseppe Culicchia, se vi può interessare, edito dalla Super ET delle Inaudi. Libro che ho scoperto, libro famosissimo, ma ho scoperto sul canale di Gisella, appunto di Talking Page. L'avevo aggiunto in Wish e lei prontamente, insomma, me l'ha regalato. Lo sto leggendo, mi sta piacendo. Vediamo come sarà questa lettura, che questo 2018 a livello di lettura, ne parleremo nei prossimi video, non è stato un anno proprio di quelli memorati. Poi, Mary Higgins Clark, Accade tutto in una notte. Questo è un romanzo natalizio con Mary Higgins Clark negli anni, credo, 15 del secolo scorso. Già che c'hai zette, posso guardare. E questa sarà una lettura natalizia perché è ambientato a Natale. Ho letto, ne parleremo nel wrap up, un libro suo con la figlia a tema natalizio. E caruccio, ha uno stile molto pulito, molto alla Agatha Christie contemporanea, se vogliamo. Poi Laura Venturelli mi ha regalato questo Tom Fletcher Christmas Sauros, un dinosauro per Natale, nel libro, niente. Poi una dedica molto carina, perché dice che appunto perché è un eterno bambino come noi, una lettura che ti immergerà nell'atmosfera natalizia che tanto amiamo. E niente, Laura, appunto, di Laura Venturelli, grazie, libro che non vedo l'ora di leggere. Poi all'interno è tutto illustrato, quindi l'anno prossimo sarà una lettura insieme a tutte quelle che non ho fatto quest'anno, ma faremo piano piano. Silvia, un'altra mia grandissima amica di CCTube, mi regala Killer di Tom Wood, edito dalla Time Crime. E è un anche qui un libro che ho apprezzatissimo. No, mi aveva messo la dedica, no, l'ho convinto ci fosse una dedica. Ah, no, non c'è la dedica. Niente, comunque la dedica è il cuore di Silvia, la mia grande amica. Grazie mille per questo regalo, non vedo l'ora di leggere questo thrillerone qua che mi ingrippa un sacco. 9 minuti e non so neanche a un... Vabbè, ma piano piano. Un'altra mia amica, ammazza quanta amici c'ho. Guida tascabile per maniaci dei libri. Nuova edizione aggiornata con i consigli dei librai. Qui niente, è una sorta di antologica, insomma, con tutte le più grandi opere letterarie divise per argomenti, cioè la vita dei degli autori, gli incipit, i libri imperdibili divisi appunto per generi e per categorie. Libro che ho adorato, Sam, grazie mille, Sam di
fuori dal tubo, che è uscita dal tubo ma tra un po' ritornerà perché avrà un sacco di cose fighe da dire appena le torna la voglia di farlo, e noi ti aspettiamo a braccia aperte. Sam, un abbraccio enorme, ti voglio bene. Altra amica, qui si parla di una bimba minchia, la mia grande amica Jules di Jules mi ha scritto una dedica che dice: tanti auguri di buon Natale a te Stefania, vi abbraccio con tanto affetto Jules, l'affetto arriva tutto quanto per te e per nonna. Libro che mi intrippa un sacco, non l'avrei mai comprato perché appunto giustamente è un autore italiano e quindi io tendo a non spendere soldi per gli autori italiani, ma quando ho il libro così figo con la neve tutto bello che mi piace un sacco regalato da un'amica lo leggerò, e quindi grazie mille perché lei sa che io altrimenti non l'avrei letto, e quindi grazie infinite per avermelo regalato, copertina splendida, non vedo l'ora di leggerlo, vado avanti perché c'ho un sacco di roba da farvi vedere. La nonna di Stefania beve un caffè, è napoletana, quindi già insomma napoletana, in realtà è da Avellino, ci tiene. E beve un caffè che io te guardo da no, Stefania, impazzisco, mi deve fare il caffè a qualsiasi ora del giorno e della notte, e mi regala, dice: ah, il mio caffè è questo qua, caffè Giuba. E niente, a Natale mi ha regalato un chilo, dice così, rompi più le palle, te lo fai a casa tua, non mi viene a rompere le palle, no, mezzo chilo, non mi viene a rompere le palle qua, no, in realtà mi vuole bene a dispetto di tutto il resto, ma mi vuole bene. Quindi un mezzo chilo di caffè, buonissimo peraltro, fantastico. Poi vi faccio vedere, mia cognata e mio cognato, quindi la sorella di Stefania e il compagno, mi hanno regalato questi due piatti bellissimi per panettone, che poi in realtà li useremo per dolci, per un sacco di cose, con Frost e Babbo Natale, li ho adorati, sono due piatti bellissimi di ceramica, splendidi, fondo rosso, fondo verde, belli belli, piacciono da morire. E lei dice: se non li compravo per te, calcolate che mia cognata, insomma, il Natale non è proprio un amante del Natale, insomma, lei diceva che festeggiava come 25 solo il 25 d'aprile, leggermente comunista, insomma. E, però insomma, si è divertita a regalarmi cose di Natale, ci guardiamo con sospetto, ma ci vogliamo un bene dell'anima, io adoro mia cognata, proprio ho un'idolatria pagana per mia cognata, quindi. Poi i miei genitori, torniamo dai miei, insomma, di Vum, non so bene che marchio sia, pare che sia un marchio figo, e praticamente mi hanno regalato TV, scritto così, che è un sacco simpatico, ed è praticamente una piccola televisione, vedete, in realtà è un amplificatore, ma fa anche da sveglia e da memo per le note vocali, quindi tipo alle 11 ricordami che devo andare a dormire, e questa alle 11 dice vai a dormire. È molto molto carino, e all'interno, vediamo se riesco a farvi vedere qualcosina di velocemente, si accende, fa una casciara che è tutum. Poi piano piano cerca, guarda, e poi tramite questa parte qua si possono cambiare i vari pixel, e mentre si sente la musica in amplificazione, grazie appunto al Bluetooth, cambiano le varie cose, si può regolare, vedete, il volume. Molto molto bello, mi è piaciuto un sacco. Guardate, tum, si è spento. Molto carino, poi questa forma di questi televisori anni 60, insomma. Molto 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 bello. Poi niente, io amo i tatuaggi, tra l'altro vi faccio vedere un autoregalo che mi sono fatto, e quindi una mia amica mi ha regalato questa fibbia, che per appunto è una fibbia, ma è fighissimo come soprammobile, insomma, è la macchinetta per tatuaggi col banner, ecco, tra l'altro apparteneva proprio a un tatuatore, mi ha detto. C'è il numero 13, che è il numero fortunato per chi ama i tatuaggi, Ink, e il teschietto qua sotto, figo da morire, mi piace un sacco, sembra quello che mi sono tatuato sulla caviglia, sì. E a proposito di tatuaggi, vi faccio vedere il mio autoregalo, l'avrete visto insomma nei vari video che ho pubblicato legati al mondo del tatuaggio, se mi seguite su Instagram, andate a seguire anche il mio tatuatore, i colori dell'anima, magenta, insomma, avete ancora la possibilità di avere il 20% di sconto, Nick Ink, il codice, andate a trovarlo, vi fa lo sconto, e mi sono regalato questo. Adesso è ancora molto molto infiammato, lo vedete molto, cioè l'ho fatto ieri in realtà, quindi insomma è una rosa con la Madonna, cioè tutta l'aureola intorno, i raggi, tatuaggio splendido, appunto se lo vedete il viso deve ancora scaricare molto il colore, dal vivo ha un'espressione leggermente differente, tutta questa parte si deve scaricare il bianco degli occhi. Però insomma è un tatuaggio che adoro, è un tatuaggio che ho dedicato appunto alla Madonna, che insomma sono leggermente devoto alla Madonna, insomma come si può evincere, e mi sono regalato questo tatuaggio. Poi se aguzzate le orecchie in sottofondo sentite un disco che è questo, Sister Act, me lo sono regalato, l'ho preso a Mercatopoli, 3 euro. E questo è uno dei miei film preferiti, Sister Act sarà uno dei miei prossimi tatuaggi, quindi lei proprio, probabilmente proprio in questo, tutta cosa, cioè messa proprio così perché mi piace un sacco con gli occhiali da sole. È un film che adoro, amo Whoopi Goldberg, qui c'è in versione sia Dolores che Buonanotte, Suor Maria Claretta. Insomma, disco molto bello, con proprio le atmosfere, le canzoni del film, se aguzzate lo sentite in sottofondo. Poi
Mia suocera mi ha regalato questo portachiavi in argento e corda nautica, insomma di buon proposito, di buon auspicio per la nostra attività, insomma delle case vacanza, insomma, e quindi tatuaggio, regalo molto molto apprezzato, mi piace un sacco, qui io adoro la corda nautica perché sono sempre appunto vissuto sul lago, ho sempre avuto a che fare con le corde nautiche, all'epoca avevamo anche la barca, quindi insomma l'ho apprezzato molto, insomma, come buon auspicio e come oggetto in sé. E a proposito di corda nautica, vi faccio vedere un regalo che mi ha fatto Stefania. Sempre corda nautica sul blu, vedete, fatto in questo modo, e c'è l'ancora a chiusura, è una piccola ancora d'argento con il cappio, eccolo qua, molto molto bello. Poi sotto vedete questo qui, che è un regalo che invece ho fatto io a Stefania. Io giustamente ho la S di Stefania e a lei ho fatto la N di Nicolò, insomma di Nickel, il nome mio, mi chiamo così, e quindi gliel'ho regalato, doppio regalo, per appunto regalo di coppia. Parlando di regali di coppia, parlando di Stefania mi regala questo anello, eccolo qua, che ha forma di corona, e anche lei se l'è regalato, insomma abbiamo avuto fondamentalmente la stessa idea perché siamo un sacco romantici, e niente, abbiamo il nostro anellino di coppia e niente, insomma, io me lo muovo in base al dito, però non siamo legati all'anulare sinistro fondamentalmente, lo muoviamo, insomma, fino a stamattina che avevo le mani più calde ma andava bene, adesso fa freddo, me lo sposto di qua, lo muovo, l'anello mi è piaciuto veramente veramente un sacco e... Il nostro anello di coppia, insomma, un regalo molto romantico. Poi, sempre i miei, mi hanno regalato questo. Questa è una renna ottenuta da una lamiera degli anni, credo, 40, più o meno, anni 40-50, e da questa lamiera è stata, appunto, lavorata a creare questa renna, che è un porta T-Light. Vedete, qua sopra mettete la T-Light, appoggiate la renna dove vi aggrada e niente, lei vi fa da porta T-Light. Io adoro le T-Light, le candele, le renne. Poi mi ha regalato un quadro bellissimo, un angelo musicante, che però non ho portato qui, ce l'ho lasciato a casa di là, insomma, perché piano piano devo capire dove metterlo, poi piano piano lo riporto, e uno a me, uno a mio fratello, e anche di questo uno a me, uno a mio fratello. Bene. Poi vi faccio vedere questo, che è un regalo per la casa, in realtà conviviamo da qualche mese, mi sono preso questo, che è un bauletto di credo inizio secolo, e all'interno era un vecchio bauletto insomma, che veniva utilizzato per i viaggi, per trasportare i liquori, e è gigantesco, infatti... all'interno ci sono ancora, vedete, insomma, tutte le varie, i vari alloggi per i vari bicchierini di liquore, le varie bottiglie di liquore e quant'altro. E poi qua si chiude questo, che giustamente io non vedo più, ma va bene, è un vantaggio per voi. C'è questo cassetto con tutte le varie, insomma, sezioni per mettere le posatine, i bicchierini, adesso non so all'epoca esattamente come lo usavano, comunque era per portare in giro i liquori fondamentalmente. Quindi venivano messe le varie posatine, i tovaglioli e quant'altro, e nell'ultimo cassetto, questo qua, è come il primo ma senza, vedete, senza niente, cioè proprio liscio. E quindi mi piace un sacco, è fatto in questo modo, ha tutta la cosa di cuoio che fa giro intorno al baule, l'apertura molto bella, molto molto figo, adesso dobbiamo capire dove metterlo, però intanto lo teniamo qua. Bene, poi qua vi faccio vedere la scatola perché il forno già l'ho appoggiato. Mia suocera ci ha regalato il forno, eccolo qua, lo scaldatutto della De'Longhi. Noi non abbiamo il gas qui, abbiamo tutto elettrico perché insomma non è mai stato portato, viviamo in un posto stranissimo, nascosto, non ci raggiunge nessuno, e quindi niente, abbiamo il nostro forno. Stefania è un'appassionata di cucina, a me piace insomma creare qualcosina, e quindi insomma ci industrieremo dal punto di vista culinario, abbiamo già in mente di fare delle torte salate, pizze e quant'altro. Poi sempre mia suocera ci ha regalato l'impastatrice che ho di là, come faccio vedere, l'impastatrice, quella Sol classica, planetaria mi pare. Poi ci ha regalato questo per i tagliari dolci, questa spatola da pasticcere, e questa setaccio per farina, questo qua. Quindi mia suocera, insomma, ho paura che non vado a mangiare. Bene!
regalo strapprezzato, perché ci serviva, insomma, quindi regalo utile, apprezzato, fighissimo, poi della De Longhi, questo sfornatutto, faremo delle cose mirabolanti, anziché no. Poi, dunque, di quello che vi volevo far vedere, mi sa che ho fatto vedere tutto, poi chiuderò il video e dirò, porca troia, dovevo far vedere pure quella cosa là. Ho fatto vedere i regali dei miei, l'ho fatto vedere qui, cioè, voi non vedete qui dietro che cosa, che cosa c'è in giro, tutto quanto in giro, bene. No, mi sembra che vi ho fatto vedere tutto, ragazzi. Se ho dimenticato qualcosa, pazienza. Non vi ho fatto vedere giustamente quello che ancora non mi è arrivato, perché sennò sarei stato il divino Telma a farvi vedere cose che non ho. Arriveranno, insomma, qui volevo davvero rasserenare tutte le persone che mi hanno chiesto: è arrivato il pacco, è arrivato, arriveranno tutti quanti. Piano piano arriveranno anche i miei che ho spedito, ne ho spediti un sacco, ma sotto Natale insomma si sa che i pacchi arrivano a cazzo, quindi piano piano arriva tutto quanto senza problemi. Ragazzi, grazie mille a tutti voi che mi avete fatto regali splendidi, grazie a chi ancora appunto, insomma dico già grazie a chi ha spedito ma non ho ancora ricevuto il regalo, ma già dico grazie, solo il pensiero per me conta un sacco. Vi auguro ogni cosa figa ragazzi per questa fine del 2018, buona domenica, oggi è l'ultima domenica del 2018. Grazie a Erika per questo viaggio splendido che abbiamo fatto insieme domenica dopo domenica. E beh, con Erika ci sentiamo, ci vediamo, probabilmente anche altre cose, faremo altre cose, sicuramente a Natale prossimo. Erika, pensiamo già a qualcosa di carino per l'anno prossimo, perché Natale è un attimo, e pare che è, ma 360 giorni, no, meno ormai, 350 giorni più o meno, è Natale, quindi insomma, prepariamoci. E niente ragazzi, vado, ne ho dette tantissime, sto giro proprio parecchie. Grazie, grazie, grazie ragazzi, grazie Erika, grazie a tutti quanti voi. Buon 2019, vi auguro che sia un anno splendido e noi ci vediamo laddove lo vogliate l'anno prossimo, nel qui insomma, sempre su Duca, Pompini, per cose bellissime. Un abbraccio, state bene, ci vediamo, ciao.